San Malachia profetizzò intorno al 1100 un elenco di papi, il cui ultimo sarebbe stato il numero 111. Li descrisse tutti con dei beni molti. Poi, come numero 112, parlò di un Pietro romano o numero 112. Vediamo se è vero. Il mio nome è Romano Antonio Anna Paolo Torquato. Ho 5 nomi. Se usiamo, come si usa nei codici fiscali, consideriamo solo i nomi che cominciano per consonante. E se crediamo nel cristianesimo, per il quale il primo va per ultimo, dobbiamo cominciare con il secondo e non considerare Romano Paolo Torquato, ma Paolo Torquato Romano, o più semplicemente Romano. Diventa Ptr o Romano, a cui manca solo Ie. La sillaba Ie del nome romano di Gesù, Jesus, perché Ptro Romano diventi Pietro Romano, il numero 112 della profezia di San Malachia. E questo 112 qui è proprio reso in termine specifico appropriato ai due ultimi papi, perché sono 112 giorni di fame patiti sotto i due ultimi Pietro, 57 sotto Papa Giovanni Paolo II e 55 sotto l'attuale pontefice. Egli cercò infano di consegnare nelle mani del Papa numero 110 il nuovo percorso razionale verso la verità di Gesù che lo stesso Papa aveva chiesto ai filosofi con l'enciclica Fides et Ratio, invitandoli a rischiare volentieri. E Pietro Romano digiunò per 57 giorni per convincere la Chiesa a portare al Papa la sua risposta, ma lo fece invano. Altri decisero al posto del Papa. Pietro Romano cercò invano nuovamente nel 2005, ma accadde come profetizzato da Gesù e proprio a Pietro nel Vangelo, in Giovanni 21, al versetto 18. Quando sarai vecchio, un altro ti cingerà e ti porterà dove non volevi. Infatti, proprio un altro decise per entrambi i papi e per l'ultimo, giacché anche il Pietro dell'ultima vecchiaia del papato, ignorando il triplice ordine di pascere lui le pecorelle, le aveva invece affidate, come hanno sempre fatto tutti i papi, ai mercenari. E gli ultimi degli ultimi, in una gerarchia, vede all'ultimo posto proprio i peggiori preti pedofili che esistano, quelli che non violentano il corpo, ma lo Spirito Santo. Essi, messi di fronte a 112 giorni di vero martirio nel digiuno assunti da Pietro Romano, abusarono a tal punto della sua persona da farlo passare per ricattatore anziché per quel vero martire che egli era. Sarebbe stato il solo filosofo che in 12 anni avrebbe tentato, rischiando volentieri perfino la sua salute per 112 giorni, rischiando però invano, perché sia in un caso sia nell'altro il Papa numero 110 e il Papa numero 111 della profezia di San Malachia si sarebbero indirettamente opposti avendo disobbedito a Gesù. Gesù aveva chiesto, sempre in questo Vangelo di Giovanni al capitolo 21 e per tre volte a Pietro, pasci tu le mie pecorelle se mi ami più di costoro. E Pietro, invece di intendere un primato vero, che è quello di un primo che si mette in fondo e serve l'ultimo, serve personalmente l'ultimo, aveva affidato questi ultimi nelle mani degli ultimi di una gerarchia di potere.
Ecco, l'ultimo Papa, il numero 111, sarebbe stato veramente l'ultimo, proprio perché, venuto dopo il numero 110 che aveva richiesto il nuovo percorso, avrebbe impedito allo Spirito Santo stesso di portare il nuovo Vangelo dello Spirito Santo della verità, quello che era atteso alla fine del tempo. Ma quale novità? Quelle che erano attese è proprio alla fine del tempo, la sconfitta della morte e il giudizio universale. Entrambe le novità sarebbero state portate attraverso le ragioni della verità di Gesù Cristo, proprio di quelle. Vediamo la ragionevole sconfitta della morte qual è. Poiché è certo che ogni vivente esiste elettricamente e materialmente solo sulla base dell'azione uguale e contraria, magnetica e antimateriale, che si muove dal futuro verso il passato, allora è certo che il mio alter ego magnetico e antimateriale ha già superato la morte, l'ha già vinta, ma io vedo in modo uguale e contrario il mio ego elettrico e materiale andare ancora a morire elettricamente e materialmente. E questo è il ragionevole giudizio universale. Dio, per il primo comandamento, è il solo creatore e non ce ne sarà un altro. Noi siamo solo attori e interpreti di personaggi decisi tutti da Dio, che incarnano ogni possibile lotta tra il bene e il male. Ogni vivente è però anima figlio di un unico Dio Padre e ne erediterà in ogni personale modo l'infinito disegno. Accadrà a partire da quel Dio Padre giudicato ideale che ciascun figlio liberamente avrà eletto in se stesso, per quell'assoluto libero arbitrio dato da Dio ad ogni suo figlio come a se stesso. Ama il prossimo come te stesso, perché il prossimo è Dio stesso. Il prossimo è già parte di te stesso, ma non lo stai vedendo, perché Dio ha scelto di mettersi in croce nel tuo limite per sublimare attraverso proprio il tuo spirito la croce che ha assunto in te come in ogni suo figlio. Non con il destino della croce, ma per l'infinita vittoria della croce personale che Dio conseguirà in ogni figlio, in ogni persona, come nell'anima di se stesso. Sembra proprio che la verità che era attesa alla fine del tempo si è ripresentata nelle mie umili spoglie, troppo umili per essere credute degne di attenzione da parte dell'apparato degli ultimi due papi. Costoro, purtroppo, avendo messo nelle mani mercenarie di ultimi una cosa che era al di sopra delle loro capacità, questi ultimi si sono permessi di dire no allo Spirito Santo ripresentatosi come atteso alla fine del tempo. Questa è la causa della fine motivata di un papato, se le cose stanno così.